Bentornati sul mio canale Ericottero e bentornati nella nostra serie con Ericottero e Sagami. Lei è Miho, Miho-chan desu. Yoroshiku onegaishimasu. In questo episodio parliamo del riso. Come sapete che in Giappone si mangia sempre riso, tanto riso. E conoscerete già qualche piatto con riso, per esempio famoso sushi, è famoso anche gli onigiri. Non so se li avete mai assaggiato gli onigiri, ma comunque sicuramente li avrete visto nei cartoni animati. Visto che oggi sono al ristorante Sagami, probabilmente anche loro avranno tanti piatti con del riso. Ma innanzitutto, riso giapponese è un po' diverso dal riso con cui si fa per tipo risotto italiano. Quando è cotto più gommoso, più come si può dire? Sì, gommoso, quindi per questo quando facciamo polpetta rimane tutto attaccato, non si scioglie. E in Giappone in realtà ci sono tanti tipi di riso giapponese, dipende da dove viene fatto, dove proviene. In Italia ho visto tipo riso per sushi, ma è troppo vago. Cioè in Giappone ci sono tanti tipi di riso bianco giapponese, ma anche quello più costoso, quello un po' meno economico, eccetera eccetera. Dunque, oggi vorrei mangiare qualche piatto con riso. Ma Miho-san, quale piatto mi consigli? Gli onigiri, come ha detto Eriko-san, sì, è più famoso, ma noi vogliamo consigliare donburi. Ma ci sono davvero tanti sì, variazioni. Ma innanzitutto cosa è don? Don vuol dire una ciotola sotto di riso e poi sopra qualche ingrediente, per esempio cotoletta, anche pesce crudo, tempura, tipo così. Ok, e quindi diciamo che è una ciotola grande, quindi è un piatto unico, ma praticamente un pasto, no? Sì, sì, sì. Solo un don già sazio. Onaka ippai になります. Vedo che ci sono anche tanti don anche con pesce crudo, tipo con salmone, sì, con uova di pesce. La differenza tra chirashi e don con pesce crudo sopra è che chirashi, forse avete già sentito il nome se frequentate spesso i ristoranti giapponesi, chirashi viene considerato un tipo di sushi. Se si parla di sushi, il riso deve essere sumeshi, cioè viene condito con l'aceto, sì, con lo zucchero, e deve essere freddo. Invece qui sempre si parla di don, quindi anche se sopra ci sono pesce crudo, il riso deve essere servito caldo. Questa è la differenza. Itadakimasu! Questo è tonkatsu. Quindi praticamente cotoletta di maiale, tonkatsu. Guardate qua, c'è il riso gigante! Tantissimo riso dentro! Quando si mangia tonkatsu, si mangia sempre insieme al cappuccio. Oh, questa è la salsa tonkatsu miso. Tonkatsu miso, salsa tonkatsu miso. E proprio questa salsa è tipico di Nagoya, fatta da miso, però anche un po' gusto dolce. Hai! Sembra buonissimo! La zuppa di miso! La zuppa di miso e anche salsa di miso. Però questa salsa è più dolce. Sento il profumo molto invitante. Ho fame! Itadakimasu! Itadakimasu! Buon appetito! Sento già il profumo buonissimo! Itadakimasu! Cioè, è pesantissimo, quindi sicuramente dopo questo piatto anche l'uomo deve essere sazio. La prima cotoletta, itadakimasu! Sì, sì, non
La carne è fritta, croccante, ma dentro tenera. Più questa salsa salata, ma anche un po' altro dolce. Tutto insieme buonissimo. Anche col cavolo sta molto bene. Buono, buonissimo, buonissimo. Mi piace tanto questo. Itadakimasu! Miho-san, buonissimo! Grazie mille, arrivato a Taiwan! Se ordino un don, c'è anche sempre zuppa di miso? Sì, sì, sì! Noi sempre con donburi, con zuppa di miso. Set, esatto! Molto importante una cosa, zuppa di miso non potete versare nella ciotola grande. Oh, ma c'è gente che versa sopra? Sì, 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 ho visto tante volte. Davvero? Sì, sì, sì! Meglio che non fate questa cosa, perché noi mangiamo solo don e don, poi zuppa di miso e zuppa di miso. Poi zuppa di miso di solito beve con ciotola così piccola. Esatto, quindi potete subito bere e così. Senza cucchiaio. Ma forse perché zuppa di miso in Italia ho visto negli altri ristoranti giapponesi che si ordina a parte. È vero. E quindi c'è scritto zuppa di miso, chiaramente. E quindi chi vuole ordinare a parte la zuppa di miso capisce che è la zuppa. In Giappone è normale, quando ordini un piatto principale c'è anche un po' di contorno a volte o anche zuppa di miso che sempre viene servito insieme. Sì. E quindi magari questa piccola ciotola sembra una salsa che si mette sopra don, però non fate confusione, la zuppa di miso è la zuppa, non è una salsa. Grazie dell'informazione. Grazie mille. Grazie di averci seguito anche oggi. Sempre questo video è in collaborazione con il ristorante Sagami, che è nato in Giappone nella città di Nagoya. Ci vediamo alla prossima volta. Matane.